Volevo terminare la nostra sezione su Anna Akhmatova, ricollegandomi a qualcosa che abbiamo detto nella lezione precedente, ossia il fatto che le sue poesie, per quanto programmaticamente frammentarie, chiaramente una poetica del frammento, sono poesie brevi, molto centrate su un evento singolo, però si pongono come elemento culminante, come climax di una narrazione. È come se presupponessero un prima e un dopo, è semplicemente il momento culminante di qualcosa. Qui c'è un elemento paradossalmente narrativo, in qualche modo implicito in ognuna delle poesie. Ogni poesia è come un frammento più importante, il centro, il baricentro di una storia. E questo elemento narrativo si può vedere anche in un altro modo, ossia tutte le poesie fra loro contribuiscono a creare una sorta di ipertesto che non esiste nella realtà, ma contribuiscono a creare una ipernarrazione, altrettanto implicita, ossia ogni testo è il centro di una sua storia, tutti i testi contribuiscono a creare, avete presente la teoria degli insiemi, no? Hanno un centro comune, una serie di elementi che possono essere inferiti, ossia dedotti dalla lettura successiva di tutti i testi, una sorta di romanzo. Romanzo che l'Akhmatova non ha mai scritto. È uno dei pochi poeti russi del Novecento che si è sottratta alla tentazione di scrivere prosa. Noi non trattiamo prosa in questo nostro corso, ma c'è un fenomeno molto importante degli anni 20 e 30, che è la prosa dei poeti. Pasternak, non sto parlando del dottor Givago che arriva molto dopo, sto parlando della sua prosa degli anni 20, Mandelstam col francobollo egiziano e con altri testi precedenti, la Zvietaeva che a cavallo tra gli anni 20 e 30 cessa quasi di scrivere poesia e scrive testi in prosa, oltre ad avere scritto un diario per decenni, che è fondamentale per capire la sua poetica. Lo stesso Majakovskij non scrive prosa, ma si dà al teatro. Prosa dei poeti che tra l'altro funge da fermento anche per un'intera corrente di prosa lirica, liricizzata, a cavallo fra fiction, autobiografia, che è una delle correnti più importanti della prosa russa del Novecento, che continuerà poi anche nel dopoguerra, fino ad oggi. L'Akhmatova questa tentazione non la prova, non ha mai scritto prosa. Sì, vabbè, chiaramente qualche testo in prosa avrà scritto, ma sono irrilevanti. Ci sono testi in prosa scritti con la sua partecipazione in diretta. Lidia Ciukovskaja, la figlia del grande scrittore per l'infanzia e grande intellettuale per tanti altri aspetti, Kornei Ciuchovskij, Lidia Ciuchovskaja sarà una. È stata un po'. Chi di voi ha studiato la letteratura tedesca ricorderà Goethe e le conversazioni con Goethe di Eckermann.
Lidia Ciukowska fa un po' la stessa cosa con l'Akhmatova e si appunta le proprie conversazioni con lei tenute nel corso di anni, un testo fondamentale. Non è fiction, non è letteratura in senso stretto, uno dei testi fondamentali degli anni 30. Le conversazioni con l'Akhmatova di Lidia Ciukowskaja, che poi sull'Akhmatova e sui suoi testi ha scritto anche altre cose, una testimone fondamentale di questa epoca, alla pari con la moglie di Mandelstam, Nadežda Mandelstam, con i suoi due libri di memorie. Anche queste non è fiction, ma è letteratura, nel senso sono i testi fondamentali di quegli anni, naturalmente non pensati per essere pubblicati. Tra l'altro c'è anche un paradosso, le due si detestavano cordialmente e gli anni 70 furono solcati da una loro polemica violenta, la Ciukowskaja e la Mandelstam, proprio sull'ascito, sull'eredità poetica di Mandelstam e dell'Akhmatova. Ma questo è una questione molto importante della cultura di cui ci occupiamo, che però forse in questo momento ci porterebbe un po' fuori strada. L'Akhmatova non ha scritto prosa, non ha scritto narrativa, eppure i suoi testi appaiono come frammenti impliciti di una narrazione che parla di che cosa? Parla di che cosa? Intanto del destino. Sullo sfondo c'è un destino dato per generalmente infausto. Il mondo è indifferente. La sorte dell'individuo è l'insuccesso, il fallimento sul piano personale, sul piano dei rapporti umani. L'io poetico, ossia colui che narra questi pezzettini di vita. Vi ricordate, abbiamo parlato di poetica del mosaico, vale all'interno di un testo, vale tra tutti questi testi che sono come parti di un mosaico incompleto, che però ci fa vedere, vi ricordate, avevo parlato dei puntini da legare con la penna, no, nella settimana enigmistica. Questo vale all'interno di ogni testo, vale tra i vari testi. L'io poetico è passivo. È debole, è spesso rassegnato, ma in qualche modo prende la sua rivincita con l'empatia, perde le sfide della vita, ma impara a percepire il mondo interiore degli altri. Delle altre vittime che lo circondano, in questo mondo dominato da un destino che non fa sconti a nessuno. Empatia e pietà per le disgrazie altrui, nelle quali il poeta vede come in uno specchio le proprie. Una sensibilità addirittura ipertrofica. Ecco, una visione del mondo in cui fondamentalmente si sottolinea di tipo stoico. Il mondo è dominato dal caso, dalla violenza, dalla sopraffazione. L'individuo deve sopportare, sostenere i propri simili, e detto in termini molto banali, si deve comportare bene, da persona per bene, non cedere al male. Se non è possibile fare il bene, allora chiudersi nella contemplazione.
chiudersi in se stessi, nel ricordo, nella meditazione. L'abbiamo visto anche nelle poche poesie che abbiamo avuto modo di analizzare venerdì. È un sistema che si ripete sempre nella prima Akhmatova, ma anche quando poi la Akhmatova esce sul piano della storia. Abbiamo visto quando dopo la guerra, la rivoluzione, esce sul piano della storia collettiva, non cambia questo punto di vista. Bisogna comportarsi bene, aiutare gli altri, essere seri. Se non si può fare il bene, chiudersi nella meditazione e elaborare valori spirituali che prima o poi serviranno a qualcun altro. È un'etica di non resistenza al male, in qualche modo affine a quella dell'ultimo Tolstoi, anche se forse l'Akhmatova non era del tutto consapevole di questa affinità. C'è la percezione diffusa che solo in questo modo e tentando di elaborare valori comuni, empatia, altruismo, amore per il prossimo, i deboli, i perdenti, possono sopravvivere in questo mondo che li distrugge. Vedete che se Akhmatova avesse scelto un'altra strada creativa rispetto a quella che ha scelto di poetessa, potrebbe benissimo essere la base per un romanzo, addirittura per un intero epos. Abbiamo parlato di non resistenza al male, di spirito di sacrificio, possiamo definirlo anti-edonismo. Non è che il protagonista di queste poesie non senta il richiamo della felicità, la volontà di amare, di essere amato, di essere felice, lo sente, ma ci deve rinunciare. L'amore si manifesta in forma timida, dimessa, non come godimento. Anche qui c'è una presa di distanza dal simbolismo e in generale dal decadentismo russo, in cui si sottolineava in ogni modo questo edonismo esasperato, che poi si finiva per sfociare nella pulsione di morte, la volontà di godere. Nell'Akhmatova l'amore è qualcosa di estremamente dimesso. Vi ricordate? Настоящую нежность не спутаешь ни с чем и она тиха. L'abbiamo analizzato venerdì, vi ricordate? C'è questo motivo, sempre legato all'antiedonismo, della resistenza alla tentazione. Per essere davvero se stesso, l'individuo deve resistere alle tentazioni, sul piano individuale, ma anche su quello collettivo. Vi ricordate? Mnie golas buil, la voce che tenta l'io lirico, in questa sorta di deserto in cui l'io lirico si paragona in qualche modo al profeta pushkiniano o a Cristo tentato dal diavolo. Ne abbiamo parlato venerdì.
Questa più o meno è la base da cui Rachmatova non si muoverà mai e che la rende un, a parte la bellezza dei suoi versi, che probabilmente ci conquistano, soprattutto conquistano persone più giovani come siete voi, per l'emozionalità delle situazioni che vengono narrate, per l'affettività su cui si basano, spesso, soprattutto quelle della prima Akhmatova, su storie d'amore. Abbiamo visto venerdì con quale maestria lei riesce con pochissimi tratti a costruire questa rete di relazioni. C'è però questo sfondo etico, universalmente umano, su cui poggiano questi testi, questi frammenti, e che consentono, tra l'altro, all'Akhmatova di crescere continuamente, di stendere uno sull'altro sempre strati nuovi, diversi, di immaginario, di situazioni. Ne abbiamo parlato giusto venerdì con l'irrompere della storia. Questo trasferire questi elementi su un piano generale della storia del proprio paese, della nazione, i destini della nazione, e poi anche più in là, quando l'Akhmatova, come tra l'altro si vede bene proprio nelle conversazioni con Lidia Ciukovskaya, dovrà affrontare l'incarceramento del figlio, la marginalizzazione. A metà degli anni 20, quando sembrava che si stessero aprendo abbastanza le porte della censura, che poi invece si richiuderanno, ma nessuno poteva immaginarlo quando inizia lo stalinismo vero e proprio, l'Akhmatova sarà uno di quegli scrittori che tenterà di forzare proprio le maglie della censura, pubblicherà su una rivista che uscirà per pochi numeri, poi venne fatta fallire a Bella Posta, una rivista privata, dove si cercava di dare voce, diciamo, agli scrittori un po' più eterodossi, pubblicherà la poesia La moglie di Lot, che noi non analizziamo perché la trovate poi nel manuale. La moglie di Lot che fugge, immagino che voi sappiate la storia. Lot, l'unico giusto di Sodoma, viene graziato da Dio e gli viene concesso di fuggire con la sua famiglia da Sodoma in fiamme. La moglie si volta per l'ultima volta a guardare Sodoma che viene distrutta dal fuoco e viene punita, trasformata in una statua di sale. E Akhmatova scrive una poesia su questo, dove il sottotesto è evidente. Tra l'altro si parla delle rosse torri di Sodoma. Rosse torri, cosa vi ricorda in quel contesto? Il Cremlino, Mosca, l'Unione Sovietica viene paragonata a Sodoma e chi ne fugge interiormente, perché poi l'Akhmatova non ha mai voluto andarsene, chi ne fugge viene punito per questo ultimo atto di dedizione alla propria terra, perché sta venendo punita da Dio per i propri peccati. Naturalmente i censori si resero benissimo conto di cosa si stava parlando e l'Akhmatova non poté più pubblicare per un bel po'. Venne marginalizzata tutti gli anni 30, soffrì la fame, il marito venne, gli avevano fucilato il primo, fucileranno anche il secondo, il figlio incarcerato. Una storia veramente tragica. Poi alla fine degli anni 30, con l'inizio di un nuovo ciclo culturale, l'Akhmatova scriverà Requiem, un poema dedicato alle vittime dello stalinismo, vittime del Gulag. E soprattutto scriverà a cavallo della sua
Seconda guerra mondiale, il poema senza eroe, poema di eroe, che insieme a un testo molto diverso, che è Il dottor Givago di Pasternak, rappresenta il tentativo di guardare oltre, di aprire un nuovo ciclo letterario. La cultura staliniana, noi non possiamo occuparcene in questa sede, è un fenomeno complesso. Fondamentalmente si tratta di un sistema chiuso ermeticamente che conosce solo una via d'uscita verso l'interno. Ora, noi non possiamo parlarne più di tanto, ma a me ora interessa dire che è un sistema culturale dal quale uscire è molto difficile. Quando il sistema di potere staliniano entra in crisi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con i suoi colpi di coda, naturalmente l'ultima fase dello stalinismo sarà particolarmente pesante, particolarmente crudele. Ma si capisce che si sta inceppando questo sistema, non funziona più. E qui magari forse un piccolo excursus ci sta. A cosa serve la cultura staliniana? La cultura staliniana serve a mobilitare le masse. È una cultura che nasce in un paese profondamente arretrato, abitato per il 90% da contadini analfabeti, con un po' di carota e tantissimo bastone, mobilitarli per modernizzare il paese. Questa era l'idea centrale. Usando codici che queste masse potessero capire. Quindi codici arcaici, rituali, il culto del capo, questo capo che è allo stesso tempo il guerriero, il legislatore e il sacerdote, la venerazione del sole fecondatore. Sembra quasi di trovarsi in un impero precolombiano. Chi di voi è stato a Mosca ricorderà i palazzi staliniani costruiti come le piramidi babilonesi o precolombiane, come gli ziggurat, a stadi. Sacrifici rituali, i processi contro i nemici del popolo. Forme di veramente di coinvolgimento delle masse molto, cioè basate su una cultura di tipo arcaica, rituale, il culto della fertilità. Chi di voi è stato alla Vedenha, la mostra permanente delle realizzazioni dell'Unione Sovietica, si ricorderà questi bassorilievi con animali, buoi, cavalli, con gli attributi generatori messi bene in evidenza, l'arte del realismo socialista con questo proliferare di donnone dai fianchi larghi, uomini nerboruti, tutti abbronzati, tra l'altro con questo sole onnipresente. È come se la Russia fosse scesa di diversi gradi, di diversi paralleli, fosse diventato un impero del sole, un paese in realtà freddissimo. Chi di voi è stato in questi palazzi staliniani, o li ha visti, ricorderà queste enormi balconate, questi soffitti altissimi, le vetrate, tutto costruito per un clima caldo. Infatti sono posti dove praticamente è impossibile riscaldare in un posto come la Russia. Tutto questo serve a mobilitare le masse, sfruttando i codici che queste masse hanno in testa, codici arcaici. Nel momento però che il progetto, a prezzo di terribili sacrifici, di terribili crimini, atrocità, questo processo in parte viene compiuto, ossia la Russia non è più un paese arretrato, ma è diventata una
una società urbana, industriale, moderna, questi codici cominciano a non funzionare più perché vengono vissuti dalla giovane generazione come arcaici. È gente che ha studiato, è gente che sa leggere e scrivere, è gente che va a ballare il sabato sera, e quindi la ritualità arcaica non serve più. È un sistema che entra in crisi per motivi endogeni, però uscirne è difficile, perché intanto è stata creata una generazione di scrittori, di intellettuali, che non ha mai visto nient'altro. Per questo, a tentare le nuove strade di uscita dallo stalinismo per iniziare un nuovo ciclo culturale non sono scrittori giovani, sono scrittori dell'altro ieri, ossia gente che si è formata prima dello stalinismo, addirittura prima della rivoluzione d'ottobre. Sono gli unici che hanno la possibilità, come dire, hanno degli strumenti artistici e di visione del mondo che gli permettono di, proprio perché si possono guardare alle spalle, perché vengono da prima, per guardare oltre, perché chi è nato lì dentro ha difficoltà a farlo. Ecco perché il Dottor Givago e il poema Senza eroe, due opere scritte da questi dinosauri del periodo modernista, si pongono proprio questo scopo: uscire dalla cultura staliniana, creare un nuovo ciclo. Buzdarov, creare un nuovo ciclo, aiutare le giovani generazioni a creare qualcosa di nuovo. Attenzione che non si parla di uscire dal comunismo. L'Akhmatova e Pasternak, per quello che potevano pensare del regime sovietico, non avevano la minima idea che se ne potesse uscire in tempi brevi. Tra l'altro era appena finita la Seconda Guerra Mondiale con un trionfo dell'URSS, quindi uscire dallo stalinismo è una cosa diversa. Noi naturalmente non possiamo parlare ora del dottor Givago, troverete in merito diverse cose nel manuale, così come le troverete sul poema Senza eroe. Anche qui io mi limito ad alcuni tratti generali. È un poema aperto, fatto di stratificazioni successive. Inizia con dei puntini e finisce con dei puntini. Tendenzialmente è un poema infinito, è il centro di una narrazione che pensa a se stessa come potenzialmente infinita, cosa che tra l'altro è tipica per la Akhmatova, no? Che pensa ogni suo testo come il centro di una narrazione che non viene narrata, che però noi possiamo ricostruire. È fatto il poema Senza eroe di diverse parti. Quella forse più importante è dedicata al 1913. L'Akhmatova guarda indietro, lo dice tra l'altro in un verso che appare quasi da subito nelle varie redazioni, dalla torre dell'anno 40 io vedo ogni cosa, ossia io sono nell'anno 40, guardo indietro e guardo avanti. Guardare indietro, rievocare il destino della generazione bruciata dalla guerra, dalla rivoluzione, rievocare il 1913, che è l'ultimo anno, tra virgolette, normale, con cui finisce il ciclo dell'altro ieri, mi aiuta a guardare oltre. E in questo anno lei sceglie un evento singolo. Anche qui l'Akhmatova va sempre
Cioè, punta sempre su eventi singoli che hanno un significato generalizzante. Un ballo in un palazzo pieno di specchi, dove nessuno viene nominato per nome, tutti hanno degli pseudonimi abbastanza riconoscibili, ma c'è Bloch, c'è Kusmin. C'è Meyerhold, sono molti dei protagonisti di quella stagione culturale riconoscibili, intrecciati in questo ballo frenetico. La padrona di casa è una, quella che potremmo definire una bella dama senza pietà, basata su una delle grandi bellezze di quell'epoca. E il ballo viene interrotto da un colpo di pistola, un giovane ufficiale si suicida sulla porta della casa. Aveva avuto una relazione con la padrona di casa, ne era stato poi abbandonato e si uccide di fronte alla porta. E l'Akhmatova dice: tu non saprai mai quali tragedie erano oltre quella porta, quella soglia. Naturalmente non è la soglia di casa, ma è la soglia del 1913. Questo giovane eroe che si suicida per amore non saprà mai cosa sarebbe successo poi nel paese, la guerra, la rivoluzione, la guerra civile, atrocità. Poi il poema, che è un poema molto frammentario, molto complesso. No, se pensiamo a poesie come quelle che abbiamo letto venerdì, sembra veramente, da un certo punto di vista, un altro poeta, perché ha un livello di complessità e di stratificazione terribile. Sono 50 anni che i più grandi studiosi della poesia russa fanno convegni per riuscire a capire esattamente in quel verso a chi si riferiva. È tutto incastonato come. Sembra a volte quasi surrealismo, da tanto che è difficile questo gioco di riferimenti. Il poema poi prosegue, si parla del gulag, si parla della guerra, si guarda oltre, perché guardandosi alle spalle, vedendo come è finito il ciclo dell'altro ieri, l'Akhmatova cerca di prefigurare quello che sarà domani, una Russia rinata, rinnovata. Però diciamo che comunque il baricentro del poema è questa storia basata su un fatto reale, tra l'altro. Il giovane ufficiale esisteva veramente. Si chiamava Vsevolod Knyaziev. Era anche poeta, molto giovane. Bisessuale, aveva avuto una storia col poeta, diciamo il principale testimonial della letteratura omosessuale russa novecentesca, ossia Mikhail Kuzmin, grande poeta. Noi purtroppo non avremo tempo per analizzarlo. Grande poeta e persona molto vendicativa, per prendersi gioco di questo suo giovane amante, Kusmin organizzò un intrigo con una dama molto ambita, molto bella, di queste grandi bellezze primo novecentesche di Pietroburgo. I due ebbero una fugace relazione, Kniasev e questa. Lei poi lo scaricò, come in genere faceva, e Kniaziev si uccise, non sulla porta di casa di lei, non durante un ballo, si uccise da un'altra parte, ma insomma fu una cosa che tra l'altro poi pesò anche sulla reputazione di Kuzmin, perché tutti sapevano che c'era lui, il suo zampino dietro a questa cosa.
Quindi c'era una storia reale dietro questo archetipo del giovane eroe morto per amore. Noi non abbiamo il tempo, chiaramente, di analizzare come si converrebbe il poema senza eroe. Io volevo semplicemente darvi un saggio dell'ultima Akhmatova, quello che in lei rimane del suo primo periodo e quello che invece si è veramente evoluto e molto anche nel segno di una maggiore complessità. Vi ricordate, avevamo parlato dell'acmeismo come di una corrente basata sul principio dell'intertestualità all'interno dei testi di uno stesso poeta e tra testi di poeti diversi. Ho citato il francobollo egiziano di Mandelstam, questa idea del testo che si cancella e si riscrive eternamente. Il prologo del poema Senza Eroe parla proprio di questo. Vedete che sono passati i decenni, ma la vecchia talpa acmeista è rimasta sempre la stessa. Intanto l'epigrafe Deus conservat omnia è il motto che sta sullo stemma araldico degli Sheremetyev, casato nobiliare, che come propria residenza aveva la Casa delle Fontane a Pietroburgo, esiste ancora. Oggi c'è il museo dell'Akhmatova proprio, Fontanni Dom. Naturalmente gli Sheremetyev dopo la rivoluzione vengono spediti altrove e l'Akhmatova per decenni vivrà in un appartamento ritagliato all'interno della Casa delle Fontane, per lei era un luogo dell'anima. Significava il legame con la tradizione, con la vecchia Pietroburgo. Questa tradizione illuministica, settecentesca, puschiniana, la Pietroburgo di Erjavin, di Pushkin, delle grandi casate nobiliari a cui lei si sentiva legata, e il motto degli Sheremetyev era proprio Deus conservat omnia, che tra l'altro molto acmeista come motto, Dio conserva tutto e l'artista, che è una sorta di vice Dio, esiste per conservare ogni cosa, per dare posto nel proprio testo a tutto. Naturalmente, come in una lente di ingrandimento, focalizzare un evento, un dettaglio da cui però si stendono mille fili di una ragnatela che tutto comprende. La dedica, pasviascenie. Ci leggete? Dvatsa sedmova di Cabrià Sarakavova Goda. Tutto ha un senso in questa dedica. 27 dicembre è il compleanno di Mandelstam. Mandelstam morto anni prima nel Gulag. La dedica è a lui. O meglio, è anche a lui, benché lui non venga mai nominato. Vedete, inizia con dei puntini. Inizia con dei puntini e tra l'altro il primo verso è l'ultimo verso, sono quartine a rima alternata, è l'ultimo verso di una quartina che non esiste. Vedete che già l'Akhmatova tenta in ogni modo di farci capire bene che questo testo inizia da un continente sommerso, da qualcosa che implicitamente esiste ma che noi non conosciamo. Già a partire da quest'idea che da una quartina
di cui noi abbiamo soltanto l'ultimo verso. Cosa dice questo primo verso? Poiché non mi bastava la carta, io scrivo sul tuo manoscritto. Vedete, proprio la tipica auto-meta-descrizione acmeista. Il testo parla di se stesso, parla del modo in cui è venuto a nascere. Ed è venuto a nascere tra le righe di un testo precedente. Il testo precedente, che non è un vero e proprio testo, è la memoria dell'amico scomparso, la memoria di tutto ciò che Mandelstam ha fatto in vita sua. Infatti il nuovo testo viene scritto tra le righe del tuo manoscritto. Manoscritto è qualcosa di incompleto, qualcosa che si sta creando. Cioè, quindi l'opera di Mandelstam è data come nel suo momento attivo, nel momento in cui si sta facendo, non come una collezione di testi editi da leggere, finiti una volta per tutti. La morte non ha cancellato l'energia di questi testi, che continuano a autocrearsi anche dopo che Mandelstam non c'è più. Rimangono manoscritti, così come alle origini dell'acmeismo, fondando questa idea della cultura, lo stesso Mandelstam, in una poesia intitolata Silenzium, e anche qui abbiamo naturalmente il riferimento a un altro poeta, che è Tiuchev, chiaramente, Mandelstam si rivolge ad Afrodite e le dice: Afrodite, nata dalla spuma del mare, e Mandelstam dice: rimani schiuma, Afrodite. Non nascere, rimani schiuma, rimani la potenza dell'essere, il germe della creazione, perché una volta che tu scegli di diventare una cosa, non puoi più essere tutto il resto. Rimani germe della bellezza, non diventare bellezza realizzata. Così anche l'opera di Mandelstam, secondo Akhmatova, è rimasta schiuma, è rimasta manoscritto. Per quanto poi chiaramente sia stata edita, sia stata stampata, non conta. L'importante è l'energia di base nella quale lei si inserisce. È come l'innesto di una pianta in un'altra. I vot chujoye slova prastupayet. Ed ecco che la parola altrui emerge. Vedete, lei sente proprio la parola altrui, la parola non solo, certamente, prima di tutto di Mandelstam, ma di un'intera collettività a cui lei sta restituendo voce. Lei scrive il suo poema, ma è un poema che è come una sorta di spugna che si impregna di parole altrui e che le rilascia libere. I kak tak da snezhinka na ruke davierchiva i bez uprioka tayet. Come il fiocco di neve allora sulla mano, riferimento a un evento autobiografico che solo Akhmatova può conoscere, fiduciosa e senza senza accusa, senza protestare, si scioglie. Vedete, questo tra l'altro è molto in linea con la prima Akhmatova: non protestare, non ti lamentare, sii stoico. L'amore è silenzioso, tranquillo, sentimenti si esprimono nel silenzio, non con enfasi. Il testo che si scioglie come un fiocco di neve,
così come il francobollo egiziano si cancellava. Il testo che si scrive si riscrive eternamente. E questa potenza creativa è data proprio da questo mood spirituale, psicologico, questo fatalismo, questo stoicismo. Iti omni eris nitsi antinoia, vdrug padnialis, itam zilioni dim. Ivi tir compa vieia la radnim, le ciglia scure, attributo fisionomico di Mandelstam, ebreo, molto scuretto di aspetto, e con, non era particolarmente bello di aspetto Mandelstam, ma tutti ricordano le sue ciglia scure. Aveva delle bellissime ciglia arcuate, scure, due occhioni di cerbiatto. Poi per il resto non è che fosse sta gran bellezza, però insomma comunque questo gli veniva riconosciuto, quindi le scure ciglia di Antinò. Chi era Antinò? Chi se lo ricorda? Oh ragazzi, Antinò, l'amante di Adriano, in tempi in cui l'omoerotismo godeva di maggior riconoscimento rispetto ai giorni nostri, il grande imperatore Adriano aveva questo bellissimo amante, Antinò, morto molto giovane, uno dei ragazzi più belli di tutta l'antichità. Ne sono, tra l'altro, ai tempi di Adriano, quando poi Antinò morì, ne vennero fatti tantissimi ritratti in statue, in genere veniva utilizzato come modello per rappresentare qual è il modello di bellezza maschile nell'antichità, il dio della bellezza maschile, biondo. Apollo, no biondo no, le Tiomni e Resnizi chiaramente, anzi era abbastanza scuretto, però veniva rappresentato con le fattezze di Antinò, Apollo. Quando andrete a visitare i musei di Roma, non vi perdete uno dei musei meno conosciuti e secondo me più belli, che è la Centrale Montemartini. Chi di voi c'è stato? Bene, la prossima volta che andate a Roma e volete vedere un po' di sculture antiche, di quelle proprio belle, Centrale Montemartini non è lontano da Piramide ed è la prima centrale elettrica di Roma, poi dopo trasformata in museo di sculture antiche. Ci sono delle cose bellissime, tra l'altro molto bello perché sono in mezzo a queste macchine elettriche di inizio Novecento, avete presente queste cose un po' steampunk, no? Con queste grandi ruote dentate. Quindi ci sono delle statue bellissime, tra cui molte statue di Antinò, e effettivamente Antinò, insomma, era un bel ragazzo, insomma, non si può dire di no. Tra l'altro, quando ci andrete, fate attenzione, soprattutto c'è una bellissima statua di una musa, che non mi ricordo che musa è, bellissima, che tiene la testa reclinata su una mano. Ma qui stiamo divagando. Quindi Antinò, naturalmente, in questo caso richiama però già non più Mandelstam, richiama lo stesso Kniaziev, che era stato cantato da Kusmin in una serie di liriche di argomento omoerotico, paragonato proprio ad Antinò. Pare che il ragazzo non fosse niente male, sinceramente non credo di aver mai visto un suo ritratto. E così anche il Zilioni Dim, il vapore verde. Kniaziev aveva gli occhi verdi e spesso questo colore verde viene richiamato da Kusmin nelle poesie dedicate a lui. Nie morieli, niet eta tolka chvoia,
Magilnaya Ivnakipanie Pien Vsio blige, blige Marche funèbre Chopin. Non è forse il mare? No, sono solo aghi. Quoia aghi di pino. Di tomba. Il pino che sparge i propri aghi sopra la tomba e nel ribollire delle spume, delle schiume, riferimento proprio alla poesia Silenzium ad Afrodite che non deve nascere dalla schiuma, sempre più vicina è la marcia funebre, Chopin, musicista molto amato sia da Akhmatova che da Mandelstam. E in modo molto preciso, dopo aver detto la data di composizione, che è la data di nascita di Mandelstam, vedete questa immagine di Mandelstam della sua opera si fonde con quella di Kniaziev. Quest'idea, qui no, l'eroe del poema, il poema non ha un eroe, per l'appunto poema senza eroe, questo eroe che è destinato a morire e a lasciare il poema senza eroe e la storia successiva della Russia senza protagonista, un po' è Mandelstam, un po' è Kniaziev, entrambi accomunati da questo spirito di sacrificio. Ricordiamoci che Mandelstam, poi dopo noi leggeremo in seguito e analizzeremo la poesia antistaliniana di Mandelstam, viviamo senza sentire più sotto di noi il paese, dove Stalin si scaglia contro Stalin. Akhmatova, come anche molti altri, Pasternak gli disse: tu sei pazzo, cioè questa non è arte, questo è suicidio e io non ho intenzione di contribuire a questo suicidio, tu non me l'hai letta e io non l'ho ascoltata. Anche Akhmatova, insomma, espresse dei dubbi sull'opportunità di, insomma, far circolare roba del genere. Mandelstam disse: io sono pronto alla morte. E Akhmatova se ne ricorderà, poi è una frase che viene citata nel poema Senza eroe. Mandelstam si immola volontariamente, questo atto di coraggio civile, così come aveva fatto Kniaziev, una generazione di giovani che si immolano. Naturalmente poi Mandelstam lo ha fatto dopo, quando non era più tanto giovane, ma questi piani del tempo si intersecano. Nel poema viene richiamato spesso anche l'immaginario di un altro grande poeta, ossia Nikolai Gumilyov, primo marito dell'Akhmatova, fucilato nel 21 dai bolscevichi. Soprattutto viene richiamato l'immaginario di una delle sue ultime e più grandi poesie. Noi non abbiamo fatto Gumilyov, perché Gumilyov è proprio un poeta quasi tutto pre-rivoluzionario, essendo stato per l'appunto fucilato nel 21. Un tram che ha sbagliato strada, con questo tram che esce dai binari, inizia a volare tra le epoche. E la stessa cosa fa, su un piano certamente molto più complesso, questo poema dell'Akhmatova.